Astra Bilia, speciale oroscopo 2014. Ancora tanti auguri a tutti, buon 2014, buon anno nuovo. Franca. Non c'è bisogno che aggiungi nuovo, che cos'è? Buon anno vecchio, buon anno. Sì, professoressa. Buon anno nuovo, 2014, buon anno. Buon anno. Vabbè. Torniamo a noi, torniamo ai segni, è arrivato il momento del Capricorno. Ne approfitto, auguri a papà, oggi compie X anni. Auguri. Capisci? E lui è dell'uno. Che non è un complimento, però come no, dire, però auguri papà, basta. Auguri papà di Cristobal. Auguri papà di Cristobal. Bene, ecco, non altre, prego. Ok, che anno sarà? Com'è il Capricorno? Ma non ispirarti no. a tuo padre. No, infatti no, passo. No, lo devi dire. No, non ho idea. Allora, ti aiuto io. Sì, ecco. Capricorno è ambiguo. No, ambizioso. Ambidestro, no. Ambivalente. Neanche ambivalente. Ambizioso. 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 Tenero. Sì. Tenace. Tenace. Sì. Tenace. Respingente. A volte anche respingente. Responsabile. Responsabile. Fe. Lice. Ce lo auguriamo. Quello dipende. A tuo padre sicuramente glielo auguriamo. E anche a tutti gli altri amici. Fedele. Che ci stanno ascoltando. Fedele, sì. È un po' freddino a volte, nel senso che si imbarazza a tirare fuori quello che prova, i suoi sentimenti, si difende. Però è veramente fedele, è veramente presente, è veramente affidabile. Un po' come tutti i segni di terra, no? Certo, stavo per dirtelo io. Oh, e io l'avevo visto dallo sguardo che me lo stavi per dire. Allora, come andrà per il Capricorno? Per il Capricorno è un anno particolare, perché da un lato c'è questo sestile di Saturno, che significa che finalmente il Capricorno sta riprendendo a costruire, perché fino a 2 anni fa ha avuto momenti difficili sul piano del lavoro. Ecco, adesso i momenti difficili sono alle spalle, già dall'anno scorso, e ancora per quest'anno c'è un bel Saturno, che significa che il Capricorno, che ama costruire pietra su pietra, non ha paura del sudore, della fatica, del tempo, degli ostacoli, ecco, riuscirà finalmente a costruire. Però contemporaneamente c'è Urano che dà quadratura, e quindi significa che questa costruttività viene in qualche modo frenata, rallentata dalla quadratura di Urano, ma è che non vuole dire che viene vanificata, questo assolutamente no. Qualche insoddisfazione economica e nelle relazioni a due fino a luglio, da luglio finalmente queste insoddisfazioni svaniscono, e con Giove in ottava comincia un bel momento per il denaro e forse anche per una vincita al gioco. Sì. Papà, ricordati. Oh yes. Sono tuo figlio, sempre. Primogenito. Prima decade del Capricorno. Prima decade del Capricorno ha un bel 7 meno. È un anno in cui funziona molto il cuore, perché c'è Nettuno. Quindi anche i Capricorni hanno un cuore e lo fanno vedere. È un anno di sensibilità, è un anno di curiosità in cui volete dedicare a cose nuove, a degli hobby. Avete bisogno di stimoli mentali e spirituali nuovi. Il voto complessivo è 7 meno. Per i Capricorni della seconda decade è un anno un po' spinoso. Plutone vi vuole iperambiziosi, ma la contemporanea quadratura di Urano fa sì che dobbiate fare attenzione a non chiedere troppo in questo momento, anche se Plutone vi sussurra all'orecchio: puoi arrivare dove vuoi. Saturno vi dice: ce la faremo. Però Urano vi dice: piano piano, attenzione, forse certe cose vanno rimandate, non esagerate. Il voto complessivo è 6+. Per i Capricornini della terza decade c'è un bel Saturno, non c'è Urano, non ci sono altri guai. C'è questo bel Saturno che significa capacità costruttive, ambizione, autocontrollo e grande senso dell'organizzazione. Gli unici mesi un po' spinosi potrebbero essere febbraio, marzo e luglio, con Marte. Scusatemi, devo bere. Berrai tra un po'. Berrò tra un po'.
Con Marte in quadratura dalla casa decima, che può implicare un litigio forse a livello professionale o un piccolo ostacolo, ma niente di grave, un lieve calo energetico e qualche malumore. Il voto complessivo per voi capricornini della terza decade è un bel 7. E tra poco arriva anche il segno dell'acquario qui ad Astrabilia speciale 2014. Astrabilia speciale oroscopo 2014.